Domenica è sempre un gran giorno per godersi il meritato riposo dopo una settimana di fatiche, ma lo è anche per vincere, magari in trasferta come ama fare il Monopoli, che mette al tappeto la Cavese con un gol da Cineteca firmato Francesco Giorno da distanza siderale, tanto da poter fare concorrenza alle stelle più remote della Via Lattea. Il gabbiano si schiera con il consueto 3-5-2 con Giorno, playmaker e Starita e Marilungo punte pronte ad azzannare. Nei primi minuti, secondo e terzo, è botta e risposta, prima con il Cavese Russotto, palla al lato, poi con Starita che trova il piede di D'Andrea a vietarli di fare gol. Dopo una decina di minuti di equilibrio sale in cattedra la squadra di casa, che al trentesimo sfiora il vantaggio con Pompetti, che scaglia dai 20 metri una sassata che Menegatti non vede ma sente solamente perché si stampa con violenza sulla traversa alle sue spalle. Il Monopoli, che comunque da qualche minuto sta alzando il suo baricentro, trova il gol che non ti aspetti al 33esimo, punizione da 40 metri, forse anche di più. Giorno vede D'Andrea fuori dai pali e allora domanda a se stesso perché non ci provi, e ne nasce un pallonetto vincente degno dei campioni di altre categorie. Nella ripresa l'11 di Mister Scienza torna in campo con il giusto piglio, ma rischia il sesto sul quasi autogol di Sales, che coglie il palo. La Cavese passa dal 4-3-3 al 4-2-4, ma il Monopoli tiene botta, anzi con Piccinni e Paolucci al 24esimo e al 30esimo sfiora il bis. Bravo il portiere di casa, quindi al 43esimo deve aggrapparsi al suo ottimo Giosa per evitare il peggio sulla deviazione di Russotto. I biancoverdi dunque tornano a volare, ora si spera lo facciano anche in casa.